saranno anni di lavori e per anni ci troveranno qua, di giorno, di notte, in tanti, in pochi, in varie forme e modalità che il movimento ha sempre saputo costruire in questi anni, e saremo qua a non lasciargli la vita facile. È tutta dietro la gente ancora, né? Non me lo posso permettere, non me lo posso permettere, non me lo posso permettere, quindi ti dico di no. Il messaggio al governo, alla transizione, al Ministero della Transizione Ecologica, però è evidente, cioè devono fermarla. E sì, devono fermarla, perché se no sì, anche loro si infognano in una cosa che noi non molleremo, e si trascinerà per decenni, portandosi dietro anche la vergogna di sostenere un progetto vecchio climaticida. Pensare che in un contesto come questo, con la pandemia ancora in zona rossa o arancione, insomma con tutto il disastro socio-sanitario che abbiamo, le persone sono ancora fortemente motivate a contrastare quest'opera, e oggi lo stanno dimostrando. C'eravamo, ci siamo, ci saremo. È stata anche occupata l'autostrada per un breve periodo, e siamo qua a dire che nei prossimi giorni non molleremo, continueremo la nostra presenza e continueremo a infastidire questo lurido cantiere. Non riusciranno a vincere, perché non conoscono la rabbia e la determinazione e anche la gioia di lottare, di chi lotta non solo per la propria sopravvivenza, ma per la sopravvivenza di tutto un mondo.